Ciao a tutti da Parafrance e benvenuti in questo video. Ci siamo lasciati la volta scorsa con l'unboxing di questo coltellino chiave. E oggi andremo a provare come taglia su un foglio A4, se taglia soprattutto. Adesso diminuiamo lo zoom e proveremo questo fantastico coltellino. Ecco, andiamo ad estrarre la lama. Ve la faccio vedere una volta. Già avevo detto che vedevo dei segni, poi ho anche notato che, insomma, la filatura non è stata fatta con lo stesso angolo, quindi il filo risulta molto storto. Andiamo a vedere come taglia. Sentite che suono? Ok, non riesce neanche a scalfire il foglio. Non taglia assolutamente niente. Veramente un filo pessimo. Assolutamente bocciato. Proviamo a infilzare il foglio. Mamma mia, una delusione proprio. Diciamo che può essere utile per sbucciare una mela? Direi che non ce la farebbe proprio. Ecco, mi sono sbarazzato del foglio, ovviamente non verrà buttato via, lo riciclerò in qualche modo, state tranquilli come questa mela. Proviamo ora a tagliare a metà questa mela, vediamo se almeno questo compito riuscirà a svolgerlo, visto che è di quotidianità, insomma. Sì, insomma. Tanto vale farlo con una forchetta. Direi pessimo, veramente pessimo. Va bene, questa qua la finirò a pranzo più tardi. Puliamo le gocce. Ora andiamo a fare un attimino una comparativa di dimensioni con una chiave normale. Ho qui un mazzo di chiavi. Ecco, questa qua è una chiave normalissima per aprire per esempio i cancelli d'ingresso delle case. E dai, le dimensioni, sì, beh, è un attimino più grosso, però se già prendiamo questa chiave, come vedete, siamo lì, insomma. Diciamo che non è poco ingombrante. Benissimo, per questa prova andata malissimo, devo dire. È tutto, vi avviso che ci sono stati dei problemi con le spedizioni di altri articoli come questo. Provvederanno a rispedirmeli. I tempi sono lunghissimi. Se conoscete gli express, vanno dai 30 ai 60 giorni. E se non arrivano in quei giorni, ti posticipano la data. E niente, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi anche su Instagram se vi va, e di seguire la mia pagina di Facebook. Tutti i link sono qua sotto in descrizione. Grazie e alla prossima!